quest'anno. Buonasera a tutti, buonasera dal coro delle Cinque delle Ville. Grazie. Siamo felici di essere qui. Volevo ringraziare l'associazione, la fantastica associazione che ci ha invitato, l'associazione Monteverdi di Ripateatina, a cui mi lega particolarmente l'amicizia con il maestro Fausto Esposito, che ringrazio perché è stato il gancio, diciamo così, tra noi e Ripateatina. E quindi volevo ringraziare appunto l'associazione Monteverdi e volevo ringraziare naturalmente il presidente Moreno Nicolò per averci invitato. Grazie. Naturalmente un ringraziamento particolare anche al sindaco che vedo qui in prima fila e mi auguro insomma che il nostro concerto possa essere di vostro gradimento. Buonasera. Buonasera e cominciamo la nostra serata. E intanto vorrei chiedere un grande applauso al nostro pianista Mauro D'Alfonso. Cioè, meglio che glielo facciamo prima, così poi se sbaglia, no? Allora, siamo facciamo coperti. Prima l'applauso. Siamo coperti, siamo coperti. E poi comunque un meraviglioso applauso alla nostra maestra Rosanna Miglietti. Grazie. Il primo canto è un antico canto natalizio, di cui ancora oggi non possiamo attribuire ad un nome preciso la paternità. Sappiamo con certezza che il testo e la melodia furono presi da un compositore musicista britannico-irlandese nel 1743 per l'uso di un coro cattolico di una cittadina del nord della Francia. A quel tempo, importante centro cattolico e rifugio per i perseguitati dai protestanti nelle isole britanniche. La versione che ascolterete è stata armonizzata dalla nostra professoressa Rosanna Miglietti. Yeah.
prossimo canto è un canto natalizio, è adattato su una melodia della tradizione francese di autore ignoto. È conosciuto in Italia come gli angeli delle campagne o impropriamente Gloria in Excelsis Deo. Si ispira ai cantici del Medioevo che celebravano la nascita di Gesù Cristo e rappresenta il coro gioioso che gli angeli, assieme ai pastori, intonano per celebrare l'evento. Gloria! Spagnolo adattato su un'antica ninna nanna in cui la mamma chiede alle voci della natura di tacere mentre lei cura la sua bambina. Questa delicatissima ninna nanna è stata rielaborata per cullare il sonno di Gesù bambino. Nanita nana.
attraverso un dolce canto, un motivo che risale ai primi del Settecento. L'autore, François Couperin, fu definito il grande per la qualità delle sue composizioni e per il fatto che il re di Francia, Luigi XIV, detto il Re Sole, lo scelse personalmente come organista della Cappella di Corte. Ad una sua composizione vennero adattati un testo in lingua italiana ed un titolo chiaramente significativo, In notte placida. Natalizie di padre Settimio Zimarino, sacerdote abruzzese nato a Casal Bordino. Il suo stile, improntato ad una profonda semplicità nella musica e nel testo, spicca anche nel canto che il coro eseguirà, semplicità che tuttavia riesce ugualmente a creare notevole suggestione alla fredda tua capanna. Oh,
applausi. Il prossimo canto è un canto natalizio, scritto nel dicembre del 1754 e a De Riceto, in provincia di Foggia, dal napoletano Alfonso Maria de Liguori, derivato come versione in italiano dell'originale Quando nascette ninno. È il più famoso dei canti natalizi, Tu scendi dalle stelle. Ascolterete è un canto della tradizione natalizia francese, conosciuto anche come Nuit Chrétienne, composto da Adolf Ada nel 1847 con parole di Placide Capon. Nel canto viene richiamata la nascita di Gesù, importante il messaggio abolizionista nella terza strofa che dice: poiché lo schiavo è nostro fratello. Voce solista Daniele Di Nunzio, Cantique de Noël. Una dedica particolare a una rappresentante di Assisi Pax che è in sala, Leo Di Pietro. Questo è per te. Se l'ere sol la neve.
Lorenzo. Adesso ascolteremo dalla dolce voce. Scusate, ma sapete perché ha detto grazie? È la mamma. E grazie, grazie. Una serie, se facevate entrare un altro quarto d'ora, questo applauso era ancora meglio. Comunque grazie. Adesso comunque ascolteremo a dalla dolce voce di Gioia Granata una bellissima canzone, L'Ave Maria di Franz Schubert. Oh.
prossimo canto è tratto dal cantico contenuto nel primo capitolo del Vangelo secondo Luca, con il quale Maria ringrazia Dio perché si è degnato di liberare il suo popolo. Per questo è conosciuto come Cantico di Maria. Versi e musica di Marco Frisina. Adesso ascolterete questa canzone da un'altra bellissima voce, quella di Gabriella Profeta. Magnificat. Domine, me exultat.
mi rimprovera sempre, ogni volta che io dico, Maimone mi dice zit, ogni volta che io dico queste bellissime voci, ma come si può, Anelli? Vabbè, ma non lo dobbiamo dire noi, lo devono dire loro. L'ho capito, ma io non ho capito alcuni di noi. Andiamo avanti con la sala. La prossima canzone è tra le più conosciute e richieste canzoni del repertorio natalizio e per questo è conosciuta da tutti. Riprende i temi della suggestione del Natale, parla infatti di amore, speranza e gioia. Dalle voci soliste di Daniele Di Nunzio e Gioia Granata, Bianco Natale. Thank you.
prossimo canto è una bellissima preghiera, perfetta per il periodo natalizio. È molto conosciuta per la splendida interpretazione fatta da Céline Dion e Andrea Bocelli, The Prayer. Thank you.
prossimo canto è una canzone scritta dal cantante statunitense Michael Jackson, pubblicata nel 1991. Parla di pace e fratellanza fra gli uomini. Il ritornello, infatti, dice: cura il mondo, rendilo un posto migliore, per te, per me e per l'intera umanità. Ci sono persone che muoiono. Se ci tieni abbastanza alla vita, crea un posto migliore per te e per me. Heal the world.
scritta e interpretata dal cantautore canadese Leonard Cohen agli inizi degli anni Ottanta, ormai famosa in tutto il mondo. Alleluia. Salutiamo questa sera, siamo felici di essere stati qui e vorrei chiedere un applauso grande al nostro maestro Mauro D'Acconte. La maestra Rosanna Miretti, e le voci delle vite vi ringrazia e vi dà tanti tanti auguri per un bellissimo 2018. Col canto che noi vi salutiamo è un gospel sviluppato da un inno del XVIII secolo. Nel 1969 venne pubblicato il singolo che divenne un successo internazionale. Vi salutiamo con Happy Day. Thank you.
grazie a Ripateatina, grazie all'associazione Monteverdi, grazie al mio amico Fausto Esposito, anzi vorrei invitare il presidente dell'associazione, il signor Moreno Nicolò. Ecco. Grazie presidente, questa splendida serata, veramente siamo stati in famiglia, abbiamo anche scherzato, in genere non lo facciamo, però ci siamo sentiti davvero un po' a casa. Era uno degli obiettivi, quelli di farli sentire a casa. Serata fortemente voluta dal maestro Fausto, che come sempre non è molto loquace e poco avvezzo al dialogo. Per motivo è riconosciuto, siete veramente bravi, complimenti a tutti, siete veramente eccezionali. Spesso il coro mi ha interpretato in modo poco consono un po' alle serate, però devo dire che questa serata veramente avete un repertorio molto molto vario, dei solisti eccezionali, veramente complimenti, e sicuramente mi auguro che si possa poi ripetere in qualche occasione nel nostro percorso associativo. Noi abbiamo a che fare con i ragazzi, quindi insomma credo che una buona mix possa essere il futuro. Eccola qua, Angela per cortesia. Andiamo di casa, grazie all'assessore, purtroppo il sindaco si scusa, ma sì, lo in questo periodo delle giornate veramente che non invidio assolutamente, c'è una degna rappresentante. Speriamo. Allora, vi porto i saluti del sindaco che si è dovuto allontanare appunto per motivi amministrativi e vi faccio i miei complimenti, da premettere che non ho figli all'interno del coro, quindi i miei complimenti sono... sinceri, aperti, nel senso che non ci sono nessun tipo di legame di parentela. Vi faccio ripetere i miei complimenti perché appunto come avete detto poco fa, avete citato un testo di Michael Jackson, avete reso questo posto, cioè Ripateatina questa sera migliore, perché avete allietato questa serata e spero che tutti coloro che hanno assistito hanno trascorso una serata diversa e sicuramente una serata migliore. Vi faccio un complimento in più perché penso che le vostre voci questa sera hanno fatto viaggiare tutti con la fantasia, diversamente da quando si vede un film dove c'è un'immagine che comunque un po' devia i nostri pensieri. Quindi grazie a voi questa sera appunto abbiamo viaggiato con la fantasia, avete riportato, avete cantato dei pezzi della tradizione natalizia, dei must della nostra cultura italiana. Vi faccio tanti auguri di buon anno, auguri passati per il Natale e spero che questo sia uno dei tanti incontri che seguiranno negli anni e spero che sarete io vi dico che sarete i nostri ospiti futuri perché appunto è stato... Sì, spero di sì perché appunto è la prima volta che vi conosco e in me avete generato una opinione positiva e quindi spero che sia il primo di tanti. Grazie, grazie a tutti. Bene, allora, maestro Fausto che mi ha risentito è bellissimo, perché lo conosce perfettamente. Sì, niente, auguri di buon anno a tutti quanti, alle vostre famiglie, auguri anche ai presenti e veramente colgo... Spero che si possa veramente costituire un piccolo seme da far crescere, perché questa è una bella esperienza, un bel stare insieme. Loro sono trovati in famiglia e noi siamo felici di aver generato questa emozione. Grazie ancora, tanto bene. Grazie presidente, grazie, bella e brava questa assessore. Bene, bene. Allora, noi volevamo omaggiarvi, c'è il presidente, il signor Emilio Zannini, che Caldari è la patria del vino, diciamo, quindi abbiamo del vino buono e anche all'assessore ce l'abbiamo, era per il sindaco, per voi, insomma, magari brindate alla nostra salute con tutta l'amministrazione. Benissimo, allora vi ringraziamo e un arrivederci a questo punto. Grazie a voi, arrivederci.